per 1-0 per Casale, la serie vogliamo provare a renderla più lunga possibile, visto che siamo sotto adesso. Per fortuna si gioca fra 48 ore. Abbiamo un problema, cioè l'Ollis nel primo quarto ha girato una caviglia, la caviglia si è gonfiata, ha giocato con la caviglia gonfia tutta la partita, ha stretto i denti. Purtroppo nel finale di partita era assolutamente sofferente, visto che e si è visto che il suo rendimento non è stato come quello del solito. Abbiamo avuto Reynolds, che ha la prima serata assolutamente negativa della stagione, la sua prima partita playoff in assoluto, e io spero che abbia soltanto sentito l'emozione di questo esordio e da martedì sera sia J.R. Reynolds che conosciamo, un giocatore così, perché è chiaro con l'americano e i due americani, uno che per alcuni motivi è completamente fuori partita, l'altro che pronti via gira la caviglia, è difficile giocare a vincere una partita di playoff. Io non ho capito, non ho visto a chi è stato affidato il tecnico. Alla panchina. Ma il cazzotto alla struttura della panchina, andata a Otis George, è stato visto e la prima segnalazione è stato tecnico numero 7, la segnalazione è stata 7. Questo hanno segnalato, poi dopo non si capisce perché hanno girato la partita, il tecnico la panchina, questo è un mistero di questa partita qua, un mistero incredibile, perché loro hanno segnalato 7. Lui che ha preso l'iniziativa di cambiare la segnalazione, non so, ed è pesante perché tra 4 e 5 palli viene fuori quello che è successo nell'ultimo quarto, di George. Come? La segnalazione del tavolo, segnalazione di Pasetto. C'è stata quella segnalazione, o hanno cambiato in corsa, o hanno cambiato in corsa. Adesso io non so se c'è l'immagine, loro ha segnalato tecnico 7, quindi questa cosa da vedere, se per favore cavano 3 miliardi con il commissario. Cioè, quella era abbastanza, chi ha preso l'iniziativa di cambiare la segnalazione? Io l'ho visto, anch'io. Anche perché lo speaker che è di fianco al tavolo ha segnalato. No, ma al di là dello speaker non conta. No, quindi fianco al tavolo. La segnalazione è stata forse chiara e palese. Poi purtroppo nella parte finale dove si è decisa la partita abbiamo fatto degli errori difensivi importanti. Ad esempio Ryan è stato sempre troppo irritato sugli uscite blocchi contro Pieric.